L'elusione fiscale delle tasse societarie in Europa costano in termini di perdite tra i 50 e i 70 miliardi di euro l'anno, cifre impressionanti amplificate in questi giorni dal caso Panama Papers, che rende sempre più impellente la ricerca di una soluzione. La Commissione europea questa settimana ha proposto un piano d'azione per la trasparenza fiscale pubblica per le multinazionali che operano sul territorio europeo. L'obiettivo è quello di obbligare le grandi imprese a pubblicare i loro utili e le imposte versate in ogni Stato membro, informazioni che dovrebbero restare accessibili per 5 anni. Commentiamo questa proposta della Commissione in collegamento con Bruxelles con Letizia Lupini, addetto stampa per i servizi finanziari della Commissione europea. Allora, Letizia, sono numeri che lasciano veramente pensare, bisogna fare qualche cosa. Sì, esatto, è proprio per questo che l'obiettivo della nostra proposta è quello di aumentare la trasparenza per aumentare la responsabilità delle imprese, cercando di favorire una concorrenza più leale tra imprese di qualsiasi dimensione. E nel dettaglio la nostra proposta impone ai grandi gruppi, alle grandi multinazionali attive nell'Unione Europea l'obbligo di pubblicare ogni anno una relazione in cui dichiarano dove generano i loro profitti e dove pagano le tasse, paese per paese, in Europa. È un'informazione che rimarrà disponibile sul loro sito per 5 anni e non solo, chiediamo inoltre anche a queste multinazionali di dirci quante tasse pagano nel resto del mondo. E ultimamente anche se hanno delle attività nei cosiddetti paradisi fiscali. In questo caso dovranno dirci anche qui quante tasse pagano, quante tasse devono le multinazionali attive in questi paradisi fiscali.